arrivato a Spineda, ora inizio il sentiero degli Ezzelini. La vera pista ciclabile avrebbe inizio da Pagnano d'Asolo, purtroppo non è ancora stata completata, infatti ci troveremo a fare un tratto su asfalto e quindi preferisco mostrarvi l'inizio da questa zona. Alle mie spalle il Musone, un canale artificiale costruito nel 600 per deviare il flusso d'acqua da Castelfranco Veneto. Andiamo adesso a vedere com'è questo sentiero. Troviamo anche dei pannelli illustrativi, ci spiegano da dove nasce il Muson, da Monfumo, nei pressi di Nord Asolo, e le foglie e i fiori che troveremo in queste piante. A 8 km dalla partenza, attraversando Riese e Poggiana, arriviamo a Castel di Godego, dove troviamo anche un bellissimo parco. Il percorso sempre ombreggiato, grazie agli alberi che lo costeggiano, e sempre in mezzo al verde. Da Castello di Godego arriviamo a Castelfranco Veneto, un bellissimo centro da visitare anche per la sua parte medievale con le mura. E qui affrontiamo un tratto di asfalto, però sempre su pista ciclabile, e un sottopassaggio che evita di andare su tratti più trafficati della strada. Castelfranco verso Padova, Campo San Pietro, troviamo un manto di asfalto poco trafficato se non da runner e ciclisti. Parte del percorso è veramente fantastica, però non è coperta dagli alberi, quindi immagino che in giornate afose ci si abbronza un bel pochino.
Dopo 22 km dalla partenza da Spineda incontro un crocevia, decido di andare verso Loreggia e quindi successivamente mi porterà a Treviso. Andiamo ad affrontare una nuova ciclabile, che è quella dello Stiglia, un ex binario ferroviario trasformato in ciclabile, asfaltata, perfettamente dritta e ombreggiata. La lunghezza complessiva di 56 km, però chiaramente noi l'abbiamo incrociata a metà di questa ciclabile, quindi ci porterà a Treviso entro 20-25 km da questo bivio. Andiamo a vedere com'è. Lungo il percorso troviamo anche gli ex caselli ferroviari. Lungo questo Stiglia Treviso, dopo esserci inseriti a Campo San Pietro, i primi paesi che troviamo sono Loreggia, Resana e adesso mi sto dirigendo verso Piombino Dese. A 32 km dall'inizio della ciclabile a Spineda e a 10 dall'inizio di questa ciclabile Ostiglia Treviso, devo dire sempre ombreggiata, un asfalto perfetto, senza nessun strappo, sempre piana, e sembra impossibile riuscire ad attraversare tanti paesi immersi qui nel verde in un'oasi di pace. Rende lo spirito libero e veramente una bellissima esperienza da consigliare anche alle famiglie, a seconda del proprio tempo, delle proprie capacità, è un qualcosa di fantastico. Lungo il percorso troviamo anche un'area di sosta attrezzata con un bar. Dopo 36 km da Spineda e una quindicina dall'inizio dello Stiglia troviamo Badoer, e qui è più wild, un sentiero di ghiaino immerso nel verde, veramente molto spettacolare. Prossimità di Quinto di Treviso, mancano 8 km al centro di Treviso e sembra essere all'interno di una galleria formata dagli alberi, un vero capolavoro della natura. Ultimo chilometro e sono arrivato a Treviso. Wow, bellissimo, non vedo l'ora.
arrivato a Treviso, ora a 1 chilometro dal centro storico, e vale la pena farci una capatina. Ora siamo a bordo strada su un tratto adibito alle bici. Arrivato in centro Treviso, bellissimo giro, lo consiglio a tutti, sono 50 km da Spineda, una meravigliosa ciclabile degli Ezzelini e altrettanto dello Stiglia, due panorami diversi ma ben curati e tenuti benissimo. Ora mi appresto al ritorno, grazie di aver visto questo video, ciao da Federico.